Welcome to Mira TV, ragazzi! Ci siamo! Siamo pronti per parlare dell'ultima puntata di Dynamite. E sono in compagnia di Parody Elite Queen of the Universe. Puntata di Dynamite, per quanto mi riguarda, insostenibile. Insostenibile! Io non ce la posso fare a vedere queste cose! A parte i Grand Match, ma l'Elite, che cazzo deve fare? Io devo essere. Io. A me deve scoppiare il cuore, ma non potevo essere fan dei Cody come mio. Cioè, no, dell'Elite che fa sempre le cose complicate. Io ce la faccio. E poi anche Cody, teoricamente. Vabbè. Infatti, è una grande battuta questa. Mua! Partiamo. Sacco di like questa battuta. Partiamo dall'inizio. Partiamo da CM Punk, che si è presentato al centro del quadrato con una scatola. Davvero molto importante quella scatola, ma molto più importante il suo discorso. Anzi, ne ha fatti più di uno, in verità. E quello che noi andiamo subito a evidenziare è che CM Punk ha deciso di sfidare MJF a Revolution con una stipulazione molto speciale, molto particolare. In un primo momento sembrava essere intenzionato a fare un possibile steel cage match, ma alla fine ha deciso di fare un dog collar match, contesa che noi fan della All Elite abbiamo visto tanto, tantissimo tempo fa, sembra passato davvero un'eternità, tra Cody Rhodes e Mr. Brody Lee. Quindi è una contesa brutale che ci ricordiamo molto bene, ma allo stesso tempo Punk l'ha voluta usare perché, come ha detto giustamente lui, in passato fece un dog collar match molto importante per un certo tipo di sua storia, e quindi ha deciso di puntare il dito su questa stipulazione davvero terrificante su tanti aspetti, perché lì non conta tanto, secondo me, essere bravi, lì conta essere davvero brutali e sfruttare bene, no, quelle due catene, tra l'altro, oltre che il collare, quelle due catene di ferro che lui teneva tra le mani. Sì, c'è tanto significato dietro un dog collar, l'utilizzo per carità della catena, il fatto di non poter scappare, di essere comunque legati all'interno delle manovre, di impicciarsi con sta cavolo di catena, e quindi può essere che te fai male eseguendo una manovra. Insomma, tanta roba. Bello, interessante, CM Punk MJF in un dog collar. Bello il discorso di CM Punk, che ha toccato tantissimi punti. Ha azzerato cazzarola MJF. È la prima volta che MJF non sa come controbattere, perché è andato a prendere cose su cui non c'era da controbattere. Per esempio, le famose foto di MJF fan di CM Punk, mettendo a paragone i due punti di vista. Quello di MJF, dove magari era il giorno più bello della sua vita, ha fatto la foto col suo idolo CM Punk, e CM Punk dice era solo venerdì. Raga, è stata tanta roba, è stato davvero bello vedere un MJF in difficoltà a rispondere a questo CM Punk super calmo. A me ha impressionato anche tutto il discorso a livello di tenore di voce, cioè era proprio una calma, ma sai, quella calma prima della tempesta, no? Un passo dallo sfogare tutto il risentimento. Bello, davvero un bel segmento. Mi viene poi da dire che MJF era anche terrificato, secondo me, all'idea di fare questo dog collar match con quel CM Punk che recitava quel promo con quel tono. Quindi soprattutto tante cose, secondo me, per il fatto che non si può scappare, cioè sei legato al tuo avversario, che te puoi inventare molto poco, perché inevitabilmente qualsiasi scelta tu fai ti porti dietro l'avversario. Sì, lo devi coinvolgere assolutamente il tuo avversario. È molto interessante. Porca sì, di certo non brilleranno di chissà quale manovra aerea, perché non potranno volare, ma Dio mio, CM Punk e MJF... CM Punk e MJF non hanno bisogno di quello, non hanno minimamente bisogno di quello, devono essere, secondo me, molto brutali. Ora, non dico che devono per forza perdere il sangue, perché questo non è che deve essere scritto ogni volta in ogni match brutale, però diciamo che lì anche una possibile perdita di sangue avrà un ruolo tutto suo, visto che sembra essere stata presentata da parte di CM Punk questa come sfida che lui deve assolutamente non solo vincere,
ma anche, non lo so, sfogarsi per tutto quello che quel ragazzo gli sta facendo passare in questo periodo. Quindi ci sta. Beh, interessante, aspettiamo eventuali risposte di MJF, che magari con una settimanella di stop ci pensa e riesce a dire qualcosa, perché lì per lì, cavolo, è rimasto zitto. Stranamente. Quando mai? Stranamente. Vediamo, vediamo comunque la sfida. Bryan Danielson ha affrontato il buon Lee, no? Il prediletto di Masvidal Dalla, ma anche uno dei prediletti alla fine di Bryan Danielson. Possiamo star qua a dire, beh, un paio di cose interessanti. La prima è che Bryan Danielson è uscito dal tunnel degli Hill. Non so se tu ci hai fatto caso, ma durante l'entrata di Bryan Danielson, appena è risuonato la sua team, la telecamera spostava continuamente il suo obiettivo a destra e a sinistra sui due tubi. Alla fine Danielson è uscito da quello degli Hill. Questo perché è stato fatto? Perché settimana scorsa, quando lui ebbe quel segmento con Moxie, scusa, due settimane fa, quando ebbe quella settimana con Moxie, una volta terminato, si è diretto verso la rampa, si è fermato di fronte a quei dubbi e si è messo là a pensare dove lui sarebbe dovuto andare a uscire in quel momento, perché non, forse lui non si sente né un face né lì, no? Dovrebbe il terzo tubo, il tubo di Bryan Danielson. Comunque poi, ecco, una volta che è arrivato lì, Moriarty sul quadrato, secondo me Bryan Danielson si è divertito fottutamente tanto. Dobbiamo fare un vero applauso a quel ragazzo che ha mostrato prima di tutto una tecnica, sì, clamorosa, andando a far divertire anche il suo avversario, che è di una certa caratura. Non stiamo qua a evidenziare la carriera di Bryan Danielson, lui che è probabilmente il miglior wrestler tecnico al mondo in questo momento, però lì Moriarty riusciva a sorprenderlo e anche a menarlo per bene, buttandolo anche a destra e a sinistra con una certa cattiveria, quella cattiveria che Bryan voleva vedere alla base. Sì, mi è piaciuto molto il match, nonostante sia stato molto lungo, con un Lee Moriarty contro Bryan Danielson. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! E alla fine hanno tirato fuori degli spot che si vedeva che si erano preparati, ed è bellissimo vedere un atleta del genere prepararsi certi spot con questo che viene da non si sa dove, cioè appena arrivato il ragazzetto. Bello, 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 e bello vedere anche che il livello stava lì, cioè non si è visto proprio un Daniel Bryan che ha schiacciato lì, ma si è visto piuttosto un lì che gli teneva testa. È stato molto bello, mi sono divertita. Bello soprattutto divertita. Secondo me il momento, prendo quello come punto fatale, no? Quando i due si trovano a testa in sotto e iniziano a colpirsi un l'altro, con lì mostra. Lì rispondeva alle tecniche di Bryan, che ti mette effettivamente in difficoltà. È riuscito anche a reversargli delle manovre portandole a suo favore, è riuscito a uscire da diverse chiusure. Tanta roba, cioè tanta roba. Si è visto tutto quello che Bryan voleva, si è visto anche molto bene lì, e io mi sono divertita un sacco. E alla fine il finale è molto giusto, con Bryan Danielson che trova la triangle choke fatale per mettere KO il suo avversario, farlo svenire. E però la faccia di Danielson non sembrava poi così completamente soddisfatta. Forse ha capito che tutto ciò che pensa di quel ragazzo è vero, e addirittura secondo me ha capito che lì ha anche una buona dose di violenza che lui tanto cerca, no? Perché Bryan Danielson oramai si è fissato con sta parola. Una volta in una federazione in cui un match sì e l'altro no, perdono il sangue, mi sa che c'ha pure ragione. Giustamente, direi sì. Una volta aver concluso la contesa, Bryan Danielson si fa passare il microfono da Justin Roberts e va a rimarcare il fatto che lui sta ancora aspettando una fottuta risposta da John Moxley. Quella questione della stable, no? Bryan Danielson non vuole mollare, anzi non ha voluto mollare manco questa settimana, e probabilmente non mollerà anche settimana prossima. Però a quel punto Danielson si fa un po' più cattivo, perché se sette giorni fa stava là a dire giustamente pensaci, aspetta, pensaci, di qua, di là, con CM Punk è stata soltanto una notte di fuoco, una notte, adesso però questa settimana voglio una tua risposta, mi sono un po' stancato anche di aspettarti. E John Moxley lo fa contento, risuona la team di Moxley che fa scattare tutti quanti in piedi, anche Peonia. E Moxley si presenta pian piano sul quadrato. E non Moxley che mi ha sorpreso, però. Sì, è un Moxley che mi ha sorpreso, perché in genere lui è molto diretto e schietto, no? Invece qua ha iniziato un pochino a farsi i conti in tasca, a girare intorno alla risposta, che è riuscito a schivare anche questa settimana in modo molto molto intelligente, con una frase che può essere scontata, perché può essere scontata, ma detta da Moxley a Bryan diventa incredibile. Ovvero un...
Bryan che cerca di portare Moxley dalla sua parte solo perché magari ha paura di averlo contro e quindi sta facendo tutto questo magheggio. Fatto sta che niente risposta, appunto è riuscito a schivarla dicendo tra l'altro che lui prima di fare team, fare un'alleanza, fare un progetto a lungo termine con qualcuno, lo vuole avere sul ring e vuole perderci tanto sangue con lui. Pieno stile Mox e Bryan muto, tutti i progetti sono aperti, sia il match sia una possibile collaborazione, va benissimo, cioè da noi fan che cosa vogliamo di più? Cioè l'uno che escludeva l'altra, no? La collaborazione che escludeva il match che escludeva la collaborazione, tac, Mox ha detto li famo tutti e due. E se tu perché pensi, no? Se tu pensi al cammino di Mox in All Elite, è fottutamente vero. Cavolo. Con chi ha fatto coppia lui negli ultimi tempi? Con Eddie Kingston. Con Darby Allin, con cui ci scambiò un match davvero feroce, no? Per il titolo. E lui è così, Moxley è così, e questa è una cosa che rende il suo personaggio, oltre che interessante sotto tanti aspetti, ma anche veritiero. Cioè, e tra l'altro dobbiamo ricordare anche una vecchia intervista in cui lui voleva tanto fare qualcosa insieme a Brody Lee e si affrontarono dopo la notte con Brody Lee. Chissà se sarebbe dovuto andare in coppia anche con lui a un certo punto. È molto a, però... A pensare a quanto fatto poi Eddie Kingston, direi che prima o poi ci sarebbe capitato un sì. Però è molto in stile Mox questa cosa, vediamoci sul ring, è come se usa il ring per conoscere le persone, è incredibile Mox. Perché lui racconta tanto. Però qua John ha fatto capire, no, Brian Nelson, che la risposta all'eventuale stable è un no e un non è né un è no, scusate. È così. Non è manco un no e non è manco un sì. Cioè, prima bisogna fare sto match, davvero devo conoscerti meglio, devo capire che intenzioni c'hai qua nell'elite, perché io poi non ti ho mai battuto a singolo. E quella è la discussione importante, sì, di Moxley, no? Che vuole anche arrivare a quel punto dove lui si prende una vittoria su quel Bryan Danielson che uno contro uno, in sua detta, non ha mai battuto. C'è chi per conoscere una persona la porta a cena fuori e chi se pia botte sul ring. Fino a perdere. Chiaro. Che sangue. Chissà dove andremo a parare. Fatto sta che è stato un segmento molto bello con un Moxley che ti ha sorpreso, perché è tornato molto più pacato, molto più riflessivo e molto più figlio della buona donna, da una parte. Moxley, che prima era molto più impulsivo, anche quando era in coppia con Eddie Kingston, a volte si accendeva, qua invece lo trovo molto più riflessivo. Ed è particolare, forse pure per questo dettaglio, no, che lui si è preso una pausa, lui ha fatto tutto quello che ha combinato in questi 4 mesi lontano da lì. Mi piace molto sto racconto. C'era una volta che il John Moxley, no, partiva 1 contro 5 a piazza le botte nonostante lo svantaggio e ce le piava le botte, e qui abbiamo un Mox che 1 contro 1 preferisce il dialogo. Bello. Molto, ha raccontato secondo me perfettamente, da una parte e dall'altra, perché proprio Brian Nelson ha recitato la parte sembrando davvero credere che Moxley potesse dargli una risposta concreta, invece sta tutto il tempo lì ad ascoltarlo praticamente, e che fa molto riflettere. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo parlare di Keith Lee. Non ha combattuto, è vero ragazzi, ma questa puntata si è giustamente fatto sentire un Keith Lee che a me era mancato molto sentire parlare. La voce di Lee a me era rimasta, cioè mi mancava, no? Poi tutto quello che fa Keith Lee, vabbè. Poi sto ragazzone che hanno inquadrato con diverse bellissime inquadrature, un video montato benissimo, lui che faceva così. Ma è bellissimo, cosa che a me esaltano. Lui che sta nel backstage e fa ste cose, ma però alla fine è stato mandato quel promo perché hanno un'autopromozione in vista del ladder match che farà a Revolution. Ovviamente che lì è un limitless one, non ha paura di nessuno, farà di tutto per essere the face of Revolution, e secondo me ha tirato fuori davvero un buon promo. E poi vedo, pensando a chi stanno mettendo in questo ladder match, tra poco parleremo di Warlow, ma poi c'è anche l'eventualità di mettere uno già tra Will Hobbs, Dante Martin, ci sono già tanti nomi fighi, belli, interessanti. Sinceramente, con Keith Lee davanti io aspetto chiunque. No, esatto, con Keith Lee davanti sai che sarà comunque una buona contesa qualsiasi persona ci metti in mezzo. Ah, perché Keith Lee riempie il ring, Keith Lee ti fa tutto, vuole fare quello un po' più distruttivo, lo fa, vuole fare quello un po' più comedy, lo fa, vuole volare, cazzo, lo fa! Quindi qualsiasi persona tu ci metti dentro, c'è Keith Lee, va bene chiunque. Figurati con gli strumenti.
Molto molto curioso. E a proposito di Warlow, che abbiamo già spoilerato come vincitore della sua contesa, incredibile, non l'avrebbe mai detto nessuno che avrebbe battuto uno degli Acclaim. Max Castle. Qua possiamo soffermarci su poche cose, per quanto riguarda la contesa, che però ha avuto dei momenti importanti, tralasciando il solito dissing che Castle va a fare durante la sua entrata, no? No, 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 No. meglio non dire che mi arriva Warlock a casa, quindi meglio. Parliamo della contesa, perché Warlock ha faticato parecchio inizialmente con Max Castle, che addirittura era riuscito a evitare una delle sue power, anzi la prima powerbomb di Warlock in maniera molto intelligente, ovvero mentre l'albero è distratto, mi pare, da Sean Spears, lì il buon Bowen si passa uno strumento e mentre Warlock sta per fare la powerbomb lì c'è il buonissimo Max Castle che gli sbatte con lo strumento sulla faccia e lì giustamente Warlock non riesce a connettere la sua powerbomb. È Momento shock quello bello, però, eh? sì, è bello vedere come insomma gli Acclaim continuano ad avere questa fortissima intesa, riescono a gestirsi molto bene le contese, poi le perdono, però intanto hanno una buona gestione, ok? Gli manca il Killer Instinct, però loro ce lo mettono sempre, stanno lì a piare le botte. E poi è bello anche vedere come, vedendo Warlow squashare, Powerbomb, eccetera, eccetera, la gente sta iniziando un pochino a capire come contrastarlo, magari cercandolo di sorprendere, cercando di evitargli quelle powerbomb. Sì, Bello! ma anche sfruttando il brutto tempismo del suo manager, perché Sean Sean Spears stava Spears. distraendo per sbaglio, tra virgolette, l'arbitro, per sbaglio perché non lo so cosa pensare con Sean Spears, e lì giustamente gli Acclaim hanno pensato a un modo per cercare di vincere la contesa. E il pubblico si era schierato malamente dalla parte di Warlow perché oramai lo riconosce come ottimo babyface e lo sopporta anche in queste contese che sono cambiate da così e così già la settimana scorsa però questo. E è un lavoro diverso quello che si sta facendo con Warlock da 14 giorni, se non di più, ma è giusto perché Warlock non poteva continuare a squashare chiunque e fargli soltanto delle powerbomb. Qui stanno tirando fuori in qualcosa in più che sta funzionando a giudicare dalle reazioni di qualunque pubblico, di qualunque arena dello slit. Anche, sì, anche perché il lavoro che stanno facendo con Warlow è quello di far traboccare il vaso goccina goccina ogni volta che appare Warlow, gli mettono quel pochino d'acqua in più che prima o poi lo porterà a sbottare le frecciatine di MGF, gli sbagli di Spears, gli ordini. Sono tutte cose Bastardaggine che le sue spesso succedere. tutte cose che piano piano lo porteranno a sbottare. Il fatto che questa cosa si doveva vedere, questo turno, questo allontanamento dal Pinnacle da MJF si doveva vedere da una vita e mezza, ok? Ancora non si è visto. Portato in questa maniera, continuando a raggiungere, 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 l'ha portato ad essere una mina vagante. Quello che tu dici adesso turna e poi non turna. E quindi ti sorprende, cioè non diventa più scontato, cioè era scontato, è scontato, però siccome continuano ad aggiungere, 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 ormai non ti aspetti più il quando, cioè Sai, sai che deve succedere, a un certo punto succederà, a cazzo di cane secondo me, ma succederà. no, cazzo di cane non credo. Secondo me è a Secondo cazzo me, di cane. per me no. Fatto sta che poi Warlow va a fare le sue. Stava cascando il telefono. Warlow va a fare la sua sinfonia di powerbomb che scatena il pubblico. Lì Castle, se non sbaglio, se ne prende 3-4 de powerbomb per poi non riuscire a fare kick out. Perché, ragazzi, è impossibile. Uno che ti sbatte così violentemente 3-4 volte di fila. Sfido chiunque a farlo. Warlow prende quindi la vittoria riuscendo a riemergere una situazione particolare. Post-match, Bowens va ad attaccare Warlow che stava andando a festeggiare lì sul paletto. Sembra anche avere la meglio Bowens momento su Warlow visto che l'ha sorpreso. Sean Spears sparisce dall'inquadratura. Infatti fanno un campo largo per farci capire dove fosse Sean Spears. Io non sono riuscito a trovare Sean che probabilmente stava guardando l'assalto di Bowens a Warlow, il quale però si riprende e malmena brutalmente il tag team partner di Castle. Per poi ritornare sul paletto e riprendersi gli applausi del pubblico, e lì Sean Spears di gran carriera torna sul quadrato, dà una sediata a Bowens. Warlow se lo guarda e lo manda a cagare proprio. Non lo fa come facciamo noi qui in Italia, o soprattutto qui in Roma, a cagare. Quasi, sei capito? Però poco ci manca perché Sean Spears non gli ha voluto dare una mano però. No, Sean Spears non ha voluto dargli una mano ed è tornato a battaglia finita, come dire, ah, vedi, ho contribuito pure io quando non serviva. Bello, Assolutamente. sinceramente, bello, intelligente secondo me. Warlow, Keith Lee, ora vediamo un po' chi aggiungeranno alla contesa lì Veniamo a da altre parti. Rampage. Ok.
Però pensa pure Will Hobbs, no? Che lui che è un big man, sarebbe una cosa... Un ladder emergency big man. Mai visto una roba simile. Chiamiamo un attimo Big Show dal tavolo di commento. Vai e arriverà un... anche Paul White. Come qua. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, ci starebbe bene secondo me, non vedo problemi. Andiamo avanti e parliamo dell'intervista al campione mondiale della All Elite Wrestling, Hangman Adam Page. Tony Schiavone era pronto a intervistarlo, gli è riuscito anche a fare una domanda, ma prima che Page riuscisse a dire qualcosa, qualcuno parla a posto suo direttamente dal backstage. E la voce era niente po' di meno di Adam Cole. Signori, io non so se riesco a parlarvi di tutto questo, perché è incredibile. Adam Cole che ci mette sempre il carico da 12, lui parla della sua carriera, parla che da quando è arrivato in All Elite ha un po' offuscato, tra virgolette, Adam Page, dicendo che io sono Adam Cole e l'altro è solo l'altro Adam. Però alla fine parla così in modo aleatorio di una possibile, perché non è reale, una possibile sfida tra Adam Cole e Adam Page per il titolo massimo, perché lui è Adam Cole, lui ha visto, ha fatto la storia da altre parti, è stato anche lui World Champion, una possibile sfida che però non ci arriva perché ha qualcosa contro Adam Page, anzi, e quando saranno lì, Adam non lo deve vedere come un affronto, ok? Ma lo deve vedere come un... una sfida dove deve vincere il migliore. Quindi fa sto discorso un po' strano, un po' si leva, un po' però lo rispetta. Anche perché Adam Cole è entrato in arena invitando il pubblico a fare un grande applauso al campione mondiale dell'All Elite, visto ciò che ha fatto settimana scorsa contro Lance Archer. Non lo so, è così strano, perché poi vista la loro storia, comunque c'entrano con Omega e i Bucks, comunque c'entrano un minimo tutti quanti. E è tutto così strano, è tutto così bello. E poi aspetta, però mi spezza, aspetta, il cuore. No, aspetta, sì, rimaniamo all'ultimo gesto che c'è all'interno del ring. Perché Adam Cole porge la mano ad Adam Page e Page gliela stringe dopo quel discorso che hai fatto tu. Hai fatto, deve vincere il migliore. E Adam Page accetta. No, probabilmente sembrava quasi volesse andare a menare Adam Cole, soprattutto dopo la storia da quando sono io con l'Elite, tu sei soltanto l'altro Adam, e nonostante tu sia il campione mondiale. Però poi Cole gli ha fatto tutta quella manfrina, no, che deve vincere, lì si è un po' calmato Page, gli ha stretto la mano e gli ha creduto. Perché effettivamente Cole anche settimana scorsa dopo il match ha dimostrato di provare un certo tipo di rispetto per il campione. Una cosa curiosa, però, è una frase di Adam Page che voglio sottolineare, perché lui ha detto a Cole: bella la vita tua, che mentre i tuoi amici stavano confondendo sta campagna, tu eri altrove. Cole, allora, qua bisognerebbe analizzare un pochino tante le cose, perché Cole non ha detto nulla su questo, però noi sappiamo la storia con Being the Elite di Adam Cole. Però non ci si soffermano mai, cioè non si va mai a parlare, no, del sentimentalità che Cole, potrebbe essere mai stato in WWE. Ma fatto sta che Adam Page non riconosce sta storia. Lui non vuole raccontargli questo. Ma forse i Bucks... Beh, ma sai una cosa, nel senso, questo essere altrove, siccome con Bindi Litt si parla di questo buco di 4 anni, di lui che era morto, nel senso, questo altrove potrebbe essere anche inteso come proprio non c'era, era morto, è molto vago come quindi discorso. Sì, ci sono un sacco di discorsi, poi comunque lui continua a dire che è stato campione mondiale da altre parti, ora non so se è stato campione mondiale prima, ma no, anche Ring of Honor, suppongo di sì, quindi sì. C'è questo NXT che è sempre sulla bocca di Adam Cole, che però riescono a mascherare bene, perché comunque lui c'ha tanta storia anche altrove. Quindi sì, riferiamoci a NXT, però facciamo capire che no, che è altro. Insomma, è stato molto molto bello. Parliamo anche un attimo del fatto che loro si conoscono, ok? Vabbè. Su amici, oltre alle storyline del ring, su amici, cioè, ma basta cercare su Google Adam Cole e Adam Page.
Quindi tecnicamente uno può anche pensare al fatto che Cole conosca la vera natura di Adam Page, ovvero quello di un anno fa, quello fragile che può essere manipolato. E infatti è quello che mi fa pensare le parole di Adam Page, quello che gli dà due o tre frecciatine, però poi gli fai i complimenti. Così fa un bastone e una carota, un bastone e una carota, perché comunque Adam Page è quello che se fa convince, si è sempre fatto convincere, però questo è un Adam Page diverso, un Adam Page cresciuto, che però cade nei tranelli di Adam Cole. E te l'ha dimostrato. Cade, perché gli stai giocando, e quando lui gli fa i complimenti, lui è contento, è fiero di questi complimenti, perché che sono complimenti da degli amici che adesso lui non ha più. Che però, da una parte, so comunque amici, ok? Lui all'inizio c'è stato male, Bindi Lit, cioè, c'è stato male. Poi ha trovato i Dark Order, però adesso non è che c'ha tutto questo rapporto con i Dark Order. Sono sempre i Dark Order che vanno da Adam Page. Adam Page ha fatto qualche passetto, ma niente di che. È classico tipo, okay, solitario. Sì, lui è il tipo solitario, il cowboy. E quindi, secondo me, c'è anche da pensare a un probabile lavoro mentale tra i due. Ora, la sfida non è ufficiale. No, quella no. Non è ufficiale. E Adam Cole parla di questa ipotetica sfida che, se e quando avverrà, dovrà essere... Sarà sicuramente a Revolution, questo è proprio... Però, pure lì Adam Cole si rimangia subito la parola, perché poi è l'assalto. Cioè, dopo averlo stuzzicato, provocato, ottenuto la reazione, calmato, ottenuto la sua fiducia, tac, lo tradisci con l'assalto. Di chi? Dei Red Dragons. Con i Bucks che non vengono. Dettaglio dei Bucks che non vengono, perché? Perché i Bucks, quando ci fu la sfida con l'Omega, andarono alla fine della sfida ad aiutare Omega, per poi salire sul ring e andarsene, riconoscendo la bravura di Adam Page, che quel titolo sarà meritato. Sì. E poi dici, perché è insostenibile questa puntata? Perché io ci penso a tutte queste cose, sì. E mi viene da piangere, ok? Io... I Red Dragon sono andati ad attaccare giustamente Page alle spalle, con Kyle e Bobby Fish, che l'hanno anche massacrato per bene per diversi istanti. A un certo punto non è che sono arrivati Dark Order prima, no, sono arrivati 200 tipi da sicurezza che hanno provato a fermare Kyle e Bobby Fish. Ora io invito Tony Khan a prendere membri della sicurezza un po' più grossi, perché non riuscì a fermare Bobby Fish e Kyle O'Reilly in 10. C'è qualcosa che non va. Poi riconosco che sono due atleti formidabili, sì, perché poi Cole è salito su ring e gli ha dato una mano, quindi era un 3 contro 10. Sono tutti e tre, comunque, ragazzi, non è che so Big Ben, non è che so Kane, Big Show, che possono... non riuscivano a fermarli. Kyle poi li scansava tranquillamente. Sì. È stata una scena un po' particolare. Fatto sta che poi, vedendo che la sicurezza non stava andando bene, sono arrivati tutti i componenti dei Dark Order. Tutti i componenti dei Dark Order ad aiutare Adam Page a mettere in fuga quei bastardoni di Red Dragon e Adam Cole, che sono scappati sulla rampa. Cosa pure essenzialmente è continuato, perché 10, forse sta due, aveva fatto la stessa cosa, si è incazzato con la sicurezza. Fate schifo! E ha iniziato a malmenarli tutti brutalmente. Però io posso dire di avere la stessa faccia di Adam Cole in quel momento, che era tipo, what the fuck, perché non ha senso questa cosa, però è stata molto carina. Però questo era per elevare 10, secondo me, in maniera importante, e ci sta che lui, essendo anche big man, no, di Dark Order, abbia spottato male contro quelli che non sono riusciti a fare il loro lavoro per proteggere il suo amico, quindi io l'ho apprezzato molto, sì, sta cosa qui, vi dico la verità. Tutto molto bello. Dobbiamo andare avanti, tanto di Cole parleremo anche a Rampage. Ma anche fra poco, in realtà. Sì. Chris Jericho e Jake Hager hanno affrontato, Proud and Powerful non si chiamano, Santana e Ortiz. Fatemi fare un complimento alla condizione fisica di Jake Hager. Ne parleremo pochissimo in questo match, ne parleremo pochissimo anche nel post match. Però Hager in questo momento, secondo me, sta in una condizione fisica assurda. Lo trovo davvero molto molto bene. Non so se tornerà a combattere presto nelle Bellator, perché mi sembra uno che sta davvero mettendo a posto il fisico per un certo tipo di lavoro. Però di Hager nel match non parleremo praticamente mai, no? Entra, ma ciao, nulla. Sono Hager, metto un attimo a paro le cose, poi sparisco e c'è Jericho più alle botte. Invece dobbiamo parlare di un'altra cosa, perché quando tutti e due i team sono sul quadrato, prima del gong risuona una dem eccezionale che mi ha fatto scantare in piedi, e anche tanto pubblico ha reagito alla stessa identica maniera. È risuonata la dem di Eddie fucking Kingston. Tornato, super accolto dal pubblico, incredibile il percorso di Eddie Kingston, incredibile. E si è andato a mettere lì a bordo ring da parte di Brandon Parfla a guardare questo match, che
da una parte ha izzato lui. Sì, tra l'altro lui ha ancora un certo rapporto con Santana Ortiz, gli ha scambiato anche quel gesto che loro facevano all'epoca. Davvero bello come dettaglio, non me l'aspettavo proprio in quel momento, no. La team di Kingston, infatti sono un po' in piedi, poi quando l'ho visto ero felicissimo. Ma a me piacciono tantissimo le reazioni spontanee che ha. Cioè quando lui entra e vede il pubblico che esplode, fa quel sorriso, che è un sorriso del... Cazzo, non me l'aspettavo. È così. Super spontaneo. Quindi senti interviste di Kingston, sì, è bellissimo ascoltarlo, vederlo reagire. È uno di noi, cioè proprio sì, sì, un uomo del popolo, sì, in tutti, sì, i sensi, ma va bene così. Il match, ragazzi, io l'ho trovato davvero fortunatamente godibile, di un ottimo livello, ma di tutto quanto, intensità, storytelling. Giustamente quello che ha preso più colpi era Chris Jericho, perché era lui che doveva un po' pagare per tutto quello che stava accadendo a Santana Ortiz. Loro se la sono presa maggiormente con Chris, che ha cassato davvero tanto, però poi ha fatto vedere cose allucinanti ancora. E se la sono prese poi tanto con Jericho, anche perché era lui che Santana Ortiz andavano a incorpare, non Hager, è Jericho, per colpa di Jericho loro non hanno avuto tempo da dedicare a inseguire titoli eccetera eccetera, non di Hager. Quindi è normale che quando si trovavano tra le mani Jericho facevano di tutto per non farlo scappare e sfogavano anche tutto il loro risentimento tra virgolette. Poi aizzati lì da Eddie Kingston, magari durante l'angolo gli dico: oh, ma Jericho, guarda che non avete preso l'età, è colpa sua, allora si aizzavano. Però, giusto, ma quel, secondo me, ma quel vecchio di Chris Jericho, ma che match ha fatto? Perché poi, ragazzi, bisogna anche un attimo sottolineare gli spot. Potrei qua star dirvi che ho trovato molto bello come abbiano deciso, come hanno deciso di tirar fuori Hager dalla contesa con un bellissimo spot di Ortiz. Ma io ho apprezzato fortemente tanto invece quello che hanno fatto, ho apprezzato ancora di più quello che hanno fatto sul ring Jericho e Santana, perché a un certo punto Santana sembra aver completamente in mano le redini della contesa, sembra aver trovato l'offensiva giusta per mettere KO Chris Jericho, che quando vede planarsi Santana in volo verso di sé lo afferra al volo e lo riesce a ricavoltare per una Walls of Jericho incredibile, devastante pure, perché ha preso velocemente il corpo di Santana e l'ho fatto suo per la Walls of Jericho di fronte poi gli occhi di Eddie Kingston. Bellissimo quel momento, spettacolare, un Eddie Kingston che soffriva insieme a Santana, lo invitava a raggiungere la corda ma non ha fatto praticamente nulla per aiutarlo, se non provare a allungargli la corda, ma poi andava lì, lo spronava a parole, Santana soffriva, e a un certo punto lo stesso Santana riesce a raggiungere le corde, lì Eddie Kingston se gasa, va sull'apron per fare i complimenti a Santana, quasi volevi toccare la capoccia. Jericho probabilmente ha pensato che Eddie Kingston alle sue spalle ha fatto qualcosa per aiutare Santana, e quindi che fa? Non è che va da pugno a Eddie Kingston sull'apron, no. Si complica la vita, ecco che fa. Fa uno springboard dropkick così. A cazzo dei cani, io ho detto, ma come cazzo fa? Fa ancora sta roba? Eddie Kingston cade, Jericho si distrae, voleva andare a dire qualcosa, Eddie Kingston fuori dal ring, Santana e Ortiz ne approfittano della distrazione di Chris Jericho per chiudere la contesa con una delle loro tante combinazioni, non so se sia la finisher, anche perché non mi è sembrato di chissà quale impatto, però è stata risolutiva, perché con quella poi clothesline da parte di Santana hanno chiuso il match e battuto Chris Jericho. Signori, bello storytelling. C'è cazzo da fare. Bello storytelling, giusti i tempi. Qualcuno può dire troppo Jericho? No, perché aveva un senso. Ripeto, Santana Ortiz non ce l'hanno con Quagga, ce l'hanno con Jericho. E quindi era giusto che stesse lui sul ring. Hanno trovato un modo di far fuori Hager. Eddie Kingston ha messo quel 20% in più nel match. E la risoluzione è stata anche giusta con aver protetto Jericho da una distrazione che non era distrazione, era sì, volevo, ma no. Bello, giusto. Cioè, non puoi trovare una pecca a sto match. Dove la trovi la pecca? Trovi? No, post match è poi giusto anche quello. Giusto però. Anche con Chris Jericho che si riprende, va fuori da ring e va a malmenare Eddie Kingston. Perché è lui che insomma l'ha distratto. Eddie Kingston su Repro che ha distratto Jericho e quindi poi gli ha fatto perdere il match. E dice: oh, colpa tua, te vengo a prendere perché sono Chris Jericho. Più di parlare del fight che hanno fatto fuori dal quadro a quel punto, direi a questo punto di capire se avremo certo Chris Jericho contro Eddie Kingston a Revolution. Tanta roba costruito secondo me molto bene nonostante l'infortunio Eddie Kingston, perché vi ricordo, sì, che Eddie Kingston è stato tanto fuori per via di un infortunio. Ma forse è stato anche meglio
meglio, perché aver visto questo Eddie Kingston... ma non puoi sapere che cosa avessero sì, però aver visto questo ritorno così di Eddie Kingston, manager, è stato molto d'impatto. Segmento però importantissimo per quanto riguarda la Tag Team Division. Protagonisti: Matt Jackson, Nick Jackson, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish e Brandon Cutler. Anche Brandon Cutler ha fatto il suo. Sì, sì. Raga, bellissimo. Però partiamo prima dall'annuncio da parte di Bucks, che essendo gli EVP vanno a lanciare la bomba, ovvero che si farà una Battle Royale dove i rappresentanti dei due team finalisti otterranno uno shot lì a Revolution per affrontare Luchasaurus e Jungle Boy in un triple threat tag team match valido quindi per i titoli di coppia. E quella situazione, sentendo il loro annuncio, guardando lo schermo, c'erano Young Bucks da una parte e Red Dragon dall'altra. Posso dire una cosa? Ok, tu c'hai Jungle Boy e Luchasaurus campione, metti un tag team triple threat, ok? Se tu vai in All-Elite, metti una boccia, fai così con la mano e chiappi due team a caso, viene un match della Madonna. Chiappi gli FTR, chiappi i Bucks, chiappi Red Dragon, chiappi Lucha Brothers, vabbè, mo se parla che quello torna con Bucks, boh, vabbè. Magari torna a alzare la Battle Royale, uno così sta. Vabbè, ci metti i Pac e... ci mettiamo i Brown Powerful, gli FTR, li citati. Gli FTR, mettiamo i Brown Powerful, cioè, tu chiappi, chiappi, chiappi bene, ma un triple threat, tag team, triple threat pauroso, ma sì, di che stiamo parlando? Sì, vabbè, vabbè. E poi, giustamente, dopo l'annuncio, iniziano un po' le provocazioni da parte dei Dragons ai Bucks, con loro che rispondono, con lì in mezzo che cerca un po' di calmare gli animi, e alla fine, quando un team va da una parte e un team va dall'altra, Brandon Cutler rimane lì a inquadrare Adam Cole che fa per andare da una parte, fa per andare dall'altra, Cutler lo prova, ha detto dove andrai Adam? Cole ha detto spegni quella cazzo di telecamera e non sapremo mai Cole dove cazzo è andata. Io amo l'Elite, ragazzi, come fai a non amarla? Riescono a creare segmenti che ti strappano un sorriso dal nulla, si mettono a fare competizioni, le facce dei Bucks li fanno schiattare, si mettono a fare la competizione tra i figli perché stavano a fare no, perché noi, perché voi, perché noi, e alla fine vanno a fare la competizione sui figli vinta da Nick perché ce n'ha tre, boom, pure Brandon Cutler riesce a fare la battutina, pure Brandon Cutler raga, è sempre un piacere vedere l'Elite che parla e c'è un cavolo da fare. Sono d'accordissimo e non vi abbiamo ancora parlato di Switchblade, ce lo teniamo per Rampage perché secondo me ci farà molto divertire anche la sua questione. Detto ciò, parliamo di donne. Mercedes Martinez contro Thunder Rosa, un match che aspettavamo visto la costruzione abbastanza lunga, abbastanza particolare, ma le due ragazzi erano chiamate a fare un non disqualification match che già dall'annuncio sapeva di roba importante, perché poi quando c'era di Thunder Rosa in un match senza squalifiche sai che lei pur da impressionante si spezza la schiena. Così è stato. Alla fine andremo ad analizzare anche questo. Ma è stato molto bravo. Ma è stato bellissimo fin dal primo istante. Mm. Con Mercedes Martinez che ha attaccato Thunder Rosa all'entrata, no? Quindi abbiamo subito questo fight sulla rampa che poi si sposta vicino al ring in modo di includere diversi strumenti. Ora, loro hanno fatto bene sia con gli strumenti sia senza strumenti. Sì. Diciamoci la verità, è stato un fight urbano di buonissima qualità. Le due non si sono risparmiate nessun colpo, tipico di Thunder Rosa, ma tipico anche di Mercedes Martinez con questo personaggio. Sì. Ci sta benissimo. Io vorrei stare qua a parlare di qualche spot, però voglio fare anche i complimenti perché non avevo dato tanta importanza a sta contesa, perché forse avevo perso un po' di hype visto la costruzione un po' troppo lunga. Se le erano gestite con solo promo a distanza, sì. Dopo 4 settimane stavano ancora a parlare e io dicevo quando la farete questa sfida, quando la farete questa sfida, l'hanno fatta ed è venuta fuori secondo me tanta roba, poi parleremo di spot. Sì, insomma, l'attesa ha giustificato poi il risultato. Tanta roba, match godibile, breve, perché è stato breve, però bello intenso, bello divertente. Condizionato anche dalle parole della Baker pre-match proprio a Mercedes Martinez. Con quell'uomo di classe che è andato a far capire alla Baker che doveva far fuori Mercedes qualora avesse perso, perché non si poteva più accettare una cosa del genere visto com'è Britt. Ma chiudo la parentesi sulla campionessa perché non penso sia attualmente utile, che stiamo ancora parlando del loro match. Ci sono stati due o tre spot tremendi, ovviamente in maniera positiva dico tremendi,
che a me sono piaciuti davvero tanto. E Mercedes Martinez mi ha un po' stupito, partendo dal Fisherman Suplex lì su quel tavolo maledetto che non si è rotto, facendo secondo me un male cane alla schiena di Andrea Rosa che Ah, sti urlava. tavoli però, decemento armato, l'elite, Ma che poi basta! era curioso il fatto, perché quel tavolo prima gli si era rotta la gamba, Thunder Rosa si era un po' incazzata. Nonostante questo, Thunder Rosa che ha fatto? Ha appoggiato comunque il tavolo lì all'Apron. E sto tavolo, nonostante non avesse la gamba, non si è rotto comunque. E poraccia la schiena di Thunder Rosa, secondo me, ha preso un bump clamoroso, tant'è che lei urlava a 2 cm dalla telecamera, per dirvi. Ma poi, ragazzi, un'altra bella manovra condotta da Mercedes Martinez, quel German Suplex, non so se tu lo ricordi, però Sì. bellissimo, dalla terza corda, è subito perfettamente. Ora, Mercedes Martinez non è manco più giovanissima, però ha dimostrato che può avere pure 40 anni ed essere donna e fa ancora match clamorosi. E questa può essere una frecciatina interpretata come vi pare, ma quello che ha fatto Mercedes Martinez quella notte è da applausi. Poi potete di tutto quello che fare, non la potete paragonare a Charlotte Flair, Becky Lynch, ma questo manco le ventenni. Chiuso. Andiamo avanti. Parliamo dell'ultima cosa che poi è costata la sconfitta a Mercedes Martinez per aver fatto un buonissimo match, la finisher di Thunder Rosa su un mucchio di sedie. Bellissimo. Bello, molto molto bello, sì. Oh, Thunder Rosa che aveva diversi dolori fisici e lei vendeva benissimo, perché secondo me lei è È un'atleta completissima che poi sa anche vendere le manovre dell'avversario e soffrirle durante il match. È una delle poche in All Elite. È una Thunder delle Rosa è il poche. mio gioiello. Io la rivoglio subito. No, aspetta, la rivoglio subito come avversaria. La rivoglio subito come campionessa. Non è il termine giusto perché poi ci devo pensare. Ci devo pensare perché a me la Baker piace come icona della All Elite attualmente. Prendiamo Però, poi via. se dovessi scegliere chi dovrebbe teoricamente battere la dottoressa, per me in All Elite ce In n'è solo questo una, momento, è sì. Thunder Rosa. Thunder Anche Rosa. poi per il post match. A me è piaciuto tantissimo questa Thunder Rosa addolorante che va a rialzare Mercedes, quasi per fargli complimenti. Anche perché io mi ricordo qualche promo che fece tanto tempo fa. Cioè, tu sei arrivata qui, Mercedes, per fare che cosa? Quindi, insomma, una sorta di Di cambio di opinione pure, esatto, no? nel senso, un riconoscimento c'è della Rosa a Mercedes, ok? E quindi a me ha significato tanto questo post match. Quella stretta di mano Sì. con la voce di Thunder Rosa dopo quelle parole. Perché ha Esatto, capito che nel Mercedes senso, sei Martinez. venuta qua a fa quella che imbroglia, no? Ma tu puoi far meglio. Okay, c'è rispetto, ok? Bella, Mi è bella. piaciuto molto. Bello, dopo tutto quello che si erano Sì. scambiati, tutti quei promo che si sono scambiati queste 4 settimane, alla fine c'è stato un significato importante in quella stretta di mano. Però era lecito aspettarsi l'arrivo delle Baker con le sue due Le amiche. Baker, quante No, sono? l'arrivo della Baker, l'arrivo della Baker con le sue due amiche, ovvero Jamie e Riba. Jamie e Riba che arrivano a portare terrore sul quadrato ad attaccare Thunder Rosa. Terrore. Sì, terrore, ad attaccare Thunder Rosa. E lì c'era Mercedes Martinez che guardava la situazione senza sapere benissimo cosa fare. A un certo punto la Baker si avvicina proprio alla Martinez e le passa un paletto di ferro. Quel paletto di ferro che se non sbaglio si era portato proprio con Sì, sé se l'ha Mercedes portata. all'inizio. Mercedes Martinez afferra questo paletto di ferro. Sembra anche essere volente rosa a un certo punto andare ad attaccare Thunder Rosa, ma alle sue spalle Jamie la colpisce alle spalle. E durante la risatira della Baker, lei Jamie colpisce brutalmente Mercedes Martinez, come poi la Baker che va a colpire Thunder Rosa. Revolution, speriamo che di avere Thunder Rosa contro il mio. Ok, l'ho detto, speriamo che facciano quel match lì. E non tanto voglio pensare a Jamie contro Mercedes Martinez, che potrebbero fare anche tranquillamente il buy-in, ma tranquillamente proprio. Però è una situazione che mi garba parecchio. Non ci avrei pensato, sinceramente, 4 settimane fa che saremmo arrivati a questa conclusione in questo modo. Però mi garba parecchio. Però è anche tener fede alle parole, nel senso, Mercedes, è l'ultima possibilità, hai perso e quindi in qualche modo ti faccio fuori. Sì, ma le aveva anche promesso quell'uomo che l'aveva decisamente fatto capire. Sì. Devi farla fuori ora. E forse l'ha fatta fuori. Io penso che Mercedes Martinez sarà parecchio arrabbiata, non solo con Jamie, ma anche con la Baker. Detto ciò, dobbiamo andare avanti e parlare dell'ultimo segmento di questo video. Malakai Black, il
Malakai Black e Brody King seduti ad un tavolo con Malakai Black che Stanno a fare i tarocchi, ma che era? sì, Ma che c'è? ci Qualcuno che legge i tarocchi, vi prego, decifrate quello che c'è ci ha scritto! fatto immergere in questo mondo a me sinceramente nascosto. Io cercavo di capire cosa cazzo stesse dicendo, cosa voleva farci capire, scopriva ste carte che di solito hanno 2000 significati diversi. Poi se tu vai a uno di questi che magari legge le carte non te lo sa capire, non te lo sa di, oppure io cerchi fa 2000 teorie su ogni carta. Quindi io se di, ma chissà dove dovremo arrivare a parare con questi discorsi di Black. Alla fine, gli ultimi 3 secondi sono fatali. Perché Black scopre una carta, guarda di fronte a sé come se avesse sentito un rumore alle sue spalle e sullo sfondo, in maniera sfocata, vediamo quello che sembra essere un uomo. Ora, visto che Brody King stava a tavolo con lui, che cazzo sarà? Dalla movenza, io vi dico, dalla movenza, Dalla da movenza. questo aspetto, mi sembrava uno a me familiare, Non lo vuole dire, non lo vuole che fa di cognome Matthews, che abbiamo visto in WWE con il nome, anzi, quel nickname, lo dico, Murphy, Buddy Murphy. Però io posso sbagliarmi, potrebbe essere qualunque altro, eh? Nella mia testa però ho la vaga idea che quell'uomo possa essere Murphy, che è arrivato a casa di Malakai Black. alla fine lui un po' di frecciatina a Murphy l'ha sempre fatto. C'ha anche lottato contro nelle Indie. Si è lottato contro le indie, ha fatto tante frecciatine, tanti riferimenti, ancora porta sto cazzo fa sull'occhio. Ah boh! Ragazzi, Mo' dalle movenze, si è visto 3 secondi. fatto sta che se tu firmi con la All Elite, sai già che comunque devi fare qualche amico che fa stable. Ah beh, E certo. Murphy, vista la situazione, dice, me ne vado con Malakai Black e Brody King, mi ci aggiungo No, gli pure altri non li conosco, ha detto, vabbè. meglio io, cioè si adatterebbe subito a un certo tipo di prodotto, di anche di idee, perché Malakai Black c'ha un fascino tutto suo in questo momento. L'House of Black, secondo me, sta funzionando. Da qualche mese a sta parte sta funzionando. Stanno iniziando a costruire, però non si sa ancora dove deve andare, è quello il fatto. Però Non adesso, sappiamo, Murphy. secondo me, molto meglio l'House of Sì. Black rispetto alla storia con Cody. Vabbè, Molto, cioè, c'era molto. sta alleanza con Andrade che non si Che sapeva. non aveva minimamente No, ma senso. più che altro non so Buddy Murphy come potrebbe interpretare una gimmick del genere perché non l'ho mai visto, sinceramente. Però vedi, Però già a livello all'ombra di di ring, Rollins, all'ombra di sì. Rollins, da detto, ci stava, funzionava. Però a livello di ring, raga, Buddy Murphy è tanta roba, Non sto qua a aggiungere, Ma non sono io io mi come. ricordo anni e anni in WWE che quello era campione Cruiserweight, se faceva sempre i kick-off dei pay-per-view, era sempre match della serata, fa un Ma po', C'erano loro e poi boh! Roman Reigns disse di aver affrontato una futura star della WWE quando era rivalità. Non so se quando Murphy stava nella storia di Brian, ti ricordi? Brian e Reigns ci cercava quello che era andato a colpire Reigns con la macchina. Vabbè, però ti ricordi che Con poi macchina, affrontò, sì. Sì, sembrava Murphy, no? Poi e lì Reigns spese bellissime parole su Murphy. Non è diventato la futura star della WWE Murphy per certi motivi, però questo vi fa capire più che altro il livello di quel ragazzo. Ve lo fa capire bene. Detto ciò, poi può essere pure che né lui stanno a fare 200 pippe mentali, potrebbe essere un altro free agent, che è un altro. È Johnny Wrestling, così a cazzo di. troppo grosso. Non Cazzo c'ha di. quella No, barba non così, è. No, vabbè, no, non lo no, so. non sembrava Ma minimamente. magari fanno, ci mettono uno e poi è Johnny Wrestling, Eh capito? sì, Vai a dire poi che non è. presta volto Esatto, è momentaneo. per depistare, è per depistare. Ma Ok. Johnny fa la gimmick Ma Johnny può fare tutto. E a oscura. proposito, facciamo gli auguri a Johnny, a cui è nato il È figlio che ha chiamato Quill. Bellissimo, una storia fantastica. Passiamo a parlare del main event. Main event che io ne ho già parlato sui social, dovevo spendere quelle parole per questi due ragazzi. Sammy Guevara, il nostro campione TNT e Darby Allin. Guarda, io per chiuderla in fretta, perché insomma siamo già a 50 minuti di video, vi dico che questi quattro No, ragazzi, fra parliamo, no. Pillars, quando scendono sul ring, non si risparmiano Mai, mai. E quindi è giusto che loro sono i Four Pillars, sono il futuro del pro wrestling, ma perché sono anche il davvero presente. sono presente, Pensa al perché futuro. davvero cavolo, non si risparmiano niente!
niente ogni volta che mettono piedino sul ring. Quindi già fanno contese incredibili quando hanno altri avversari davanti, X avversari davanti. Quando stanno insieme loro, due dei quattro, tre dei quattro, quattro dei quattro, è incredibile. Ma... cioè si inventano cose che... parliamo, non si sono rotti, non si sono rotti. Parliamo anche del rapporto che hanno col pubblico. Il pubblico è fantastico. Era divisissimo, è il fantastico. Pubblico. Non sapeva chi cazzarola andare a tifare. Tant'è che a un certo punto hanno fatto fazione Allin contro fazione Guevara in mezzo al pubblico. Con gente che urlava, come sembrava quasi di allo stadio, no? Quando tutti la curva dall'altra parte ti risponde. Sembrava una roba del genere. Bello. Mentre Guevara e Allin si divertivano su ring e facevano divertire. Perché ogni loro offensiva otteneva una risposta. E c'erano i fan di Guevara che reagivano un modo, i fan di Allin che reagivano un altro. Poi, come al solito, Darby Allin deve essere quello che se prende i bump peggiori. Ha preso una cutter a volo fuori dal ring. Porca miseria, paurosa. Io ho detto, questo è morto, non si muove più. Mentre là Guevara invece rideva, beato lui che rideva. Io mi ero un po' preoccupato, ma se conoscono così fortunatamente bene che forse quei sport stanno diventando anche non automatici, perché non lo saranno mai visto il pericolo che c'è dietro, però stanno diventando semifacili per loro. Ma pure quando Guevara ha fatto cadere lì sul cuscinetto protettivo Allin, lasciandolo provvisamente, Allin zompa sulla protezione protettiva e poi va fuori dal ring prendendo un bump clamoroso. L'ha preso anche Guevara, i bump clamorosi, eh? Perché adesso sembra soltanto quando che... si è spadafasciato sull'Ebron, così, sì, per bravissimo. Dire, non si è rotto, cioè cazzo, hai preso il fianco sull'Ebron, che l'è duro. Ha fatto non una sento un bomb sul vuoto praticamente, ma il vuoto era qualcosa che te può fare davvero male, per far capire che pure Guevara ha preso il bump anche. Beh, lui. Tantissime cose, ragazzi, che non possiamo qua star venendo a sottolineare perché sono passati troppi minuti, ma ci tengo a dirvi che si conoscevano così fortunatamente bene che a un certo punto Allin è riuscita anche a evitare la GTH provando a chiudere il match con uno dei suoi roll-up, quelli speciali. Sì, uno dei suoi roll-up speciali con cui ci ha vinto anche match importanti, sì, in carriera. Però qua Guevara gliel'ha reversata. Alla fine, però, nonostante questo, ragazzi, il finale doveva dare qualcosa di particolare. E ce lo ha dato con Darby Allin che sembra essere pronto a trovare la strada per connettere la sua finish dal paletto, il coffin drop, no? Che gli sarebbe potuto costare il titolo TNT, no, gli sarebbe potuto, non avrebbero potuto premiare col titolo TNT. Ma arriva chi, Peo? Arriva Andrade a... che gli spacca un tablet in testa. Non c'è altro modo per dire questa cosa. Gli ha spaccato un tablet in testa. Sì, punto. Ma di, proprio di pura cattiveria. Poi direte, ma tu stava l'arbitro? L'arbitro era distratto a guardare Sting che menava il povero... come si chiama? Gioco? Quello. Non me lo ricordo mai come si chiama. L'ho pure scritto... Giuseppe. Okay. Quel poraccio di Giuseppe che sta... cioè, Sting che sta a sappia con Giuseppe. Perché così non è che poteva pensare che ci fosse anche andare da qualche parte, ma poi c'era anche Matardi che ha caricato post, quello post match, però ecco, se la sono giocata bene Andrade Giuseppe che prendeva le botte da Sting, Andrade che è andato a fare questa scorrettezza a Darby Allin. Guevara cosa fa? Vede che Darby Allin è andato KO, non si fa tante domande, anzi fa così, dice pur sempre il campione, il match deve finire ancora, lo vado a chiudere con la GTH, 1, 2, 3. Sammy Guevara batte quindi Darby Allin, che cala nel power ranking teoricamente. Ma riflessione finale, però, visto quanto successo in questa puntata, fossi in Tony Gunn io farei ragionare più la logica, perché questa contesa potrebbe anche portare a Revolution tipo threat da paura per il titolo TNT. Darby Allin contro Sammy Guevara, contro colui che si è rubato anche i titoli, che si è portato con sé, Andrade e l'idolo. Signori, per una volta tutta la storia d'Andrade ha funzionato, l'alleanza con Matardi ha funzionato, è stata funzionale anche a tutto quanto, anche con andare sconfitte, insomma, clamorose all'uno o all'altro. E c'è sta un Andrade che rosica perché vuole tanto l'alleanza di Allin, che non vuole allearsi, c'è sta sto titolo TNT in mezzo, lui è già stato campione, Andrade vuole il titolo, vuole qualcosa nella vita sua, perché c'è sta, è giusto completamente, così. Completamente d'accordo con te, vediamo un po' adesso come verrà gestito. Mi piacerebbe anche un Andrade contro Sammy Guevara per il titolo TNT, però fare più il triple threat, pure per una serie di conseguenze che magari spiegheremo settimana prossima. Detto ciò,
Ragazzi, noi vediamo la storia. Spolliciare, commentare, condividere, iscrivetevi ai canali. Qui sotto in descrizione c'è il link a tutti, ma proprio tutti i canali di questa ragazza qui. E quindi, proprio da lei. Pride Elite, Queen of the Universe. E da Mira è tutto. Too sweet.